vi rimando alla vista, veramente eccezionale. Steve che sta guidando. Ciao Steve. Ciao. Scorreggia come un porco. Sono qua con Miriam. Siamo qua, buongiorno, buongiorno. Siamo qua alla conferenza di Berlino, di poliglotti, diciamo. Lei è una poliglottessa, una poliglottina. E ha imparato l'italiano usando anche un po' di cose che ho creato, diciamo. Quindi volevo, dato che parla bene italiano, e sono sorpreso, volevo chiedergli, diciamo, di darvi un po' di consigli, magari, per come imparare meglio l'italiano e come l'hai imparato tu. Vai, Miriam! Io ascolto molto, per esempio, podcast, Alberto, sì, lo ascolto molte volte, per esempio, 5 volte. Bello. Sì, ho visto quasi tutti. Sì, podcast. Sì, e dopo ascolto anche radio quando lavoro, quando ho tempo. Esatto. Scrivo messaggi su WhatsApp. Sì. WhatsApp, esatto. Sì, in esatto. Italiano. E dopo, sono stata tante volte in Italia. Esatto. Sì. Dove? Sì, dove? Campania. Esatto. Napoli. Napoli, sì, Napoli, Positano. Milano, Venezia. E anche Sciando, Madonna di Campiglio. Oh, oh wow! Sì, altro per dire, bellissimo, sì, perfetto. Oh, anche ho fatto lezioni di snowboard in italiano. In italiano, sì. Quindi è molto brava davvero. E diciamo che se dovessi, anzi per te, perché lei è polacca, no? Quindi non è facile per una polacca imparare l'italiano, diciamo. E qual è la cosa più difficile che è stata per te, che c'è stata nell'imparare l'italiano? Ah, per me è una cosa difficile, queste piccole cose, come sul, sulla, nulla, sulla. Della, okay. Io non ho saputo quando. Usarle. Sì, usarle, sì, sì, devo usare con, no, de, di, okay. Di. Sì. La, di più il del... o, sì o non, perché non stronzi, si usa sì. Sempre no ma a volte si usa solo di della, senza dello, senza delle. Ma senza la o senza l, certo. Sì, dipende, questo per me è più difficile, è sì. Stata la cosa più difficile, ecco, sì. Quindi ecco, il suo consiglio è stato di ascoltare tanto lei, davvero è, poi adesso è un po' nervosa perché in video esatto, non è una cosa normale fare video, diciamo. E è stata bravissima, no? che l'ha fatto lo stesso, e veramente grazie. E ecco, continuate così, ascoltate tanto, lo dico anche sempre che ascoltare è importantissimo. Io e Miriam vi salutiamo, vi mandiamo un bacione e mangiate la pizza, no? Sì. Ciao a tutti, ciao 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 ciao. E l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse.